Questa sera vi voglio parlare di una mia esperienza che è avvenuta in questi giorni. Uno sliding doors. Sigla. Buonasera amici e benvenuti in questa nuova puntata del Salottino Blues. Sono Paolino e qui raccontiamo tutto quello che avviene nel mondo del blues e nel mondo della musica. Curiosità, aneddoti, strumenti musicali particolari, insomma tutto quello che gira intorno al mondo del blues. E questa sera vi voglio parlare di una cosa che mi è accaduta personalmente pochi giorni fa. Prima di iniziare questo bellissimo racconto, non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere un bel like e la campanellina. Mi raccomando, tutta questa procedura, come al solito, ormai voi sapete, è gratis, non costa nulla, però dà la possibilità a questo canale di crescere e portarvi sempre novità e belle chiacchierate. Rinnovo come sempre i miei ringraziamenti al mio amico e socio del Salottino Blues, del gruppo di Facebook, Massimiliano, il quale mi sta aiutando veramente tanto a far crescere questo format, diciamo, che io ci tengo molto e mi piace che tanti si stanno iscrivendo, perché vuol dire che non piace solo a me. Bene, bando alle ciance, adesso però parliamo di questa mia avventura. Io faccio un lavoro che mi porta a essere molto a contatto con le persone e settimana scorsa l'azienda con la quale io collaboro mi informa che un cliente ha bisogno di una consulenza e di conseguenza io mi porto da questo cliente per constatare di cosa avesse bisogno. Giunto sul posto, entro nella sua attività, nel suo locale, e iniziamo a parlare, insomma, di cosa lui aveva bisogno nel suo locale. Mi spiega la sua idea di quello che voleva fare all'interno della sua attività e io incomincio a prendere le misure, incomincio a mettermi giù una lista di quello che lui aveva bisogno. Ci beviamo un buon caffè. È stata una bella chiacchierata con questa persona. Dopodiché io, come al solito, saluto e me ne vado. Rientro in ufficio e inizio a mettermi all'opera per cercare di aiutare questa persona a sviluppare il suo progetto nella sua azienda. Il giorno dopo, in mattinata, questa persona mi contatta, mi messaggia su WhatsApp ricordandomi: mi raccomando, fammi sapere qualcosa al più presto, se stai facendo qualcosa o se hai qualche novità. Allora che io gli scrivo: guarda, lunedì mattina io sono nel tuo negozio con il progetto finito e ti illustro che cosa dovrai spendere per sviluppare la tua idea e come posso aiutarti per svilupparla. La sua risposta è stata: no, guarda, lunedì non mi trovi nel mio negozio perché sono in Sardegna. Gli dico: ma scusami, sei siciliano, vai in Sardegna nella mia terra, fantastico, questa cosa molto bella, beh, allora buone ferie.
E lui mi dice: no, no, vado per lavoro, perché devo andare a suonare per il mio lavoro. Allora che io dico: aspetta, suonare, ma non è il lavoro che stiamo sviluppando, cioè non è quello che io ti sto sviluppando, non c'è, la musica cosa c'entra, no? A questo punto mi spiega chi è questa persona. E io sono rimasto basito. Quindi accantoniamo tutto quello che era il lavoro vero e proprio, che il progetto, lo sviluppo della sua azienda, e chiaramente iniziamo a parlare di musica. Questo ragazzo, se così posso chiamarlo, perché è molto più giovane di me, si chiama Beppe o Peppe Sant'Angelo. Vi metto il suo link qui sotto, così potete andarlo a sentire. Beh, questa persona è un sassofonista jazz di una bravura pazzesca, è veramente molto bravo. Fa diversi concerti, fa diverse serate jazz, insomma, di mestiere vero e proprio lui fa il musicista. E quindi iniziamo a parlare di musica, di blues, di jazz, insomma. E inizia a mandarmi dei suoi video. Beh, ho scoperto una persona veramente bravissima, che suona in maniera eccellente e che appunto si trova oggi, lunedì, si trova giù in Sardegna. Perché sta facendo il suo vero mestiere, il musicista, per una grande sfilata di moda per Dolce Gabbana. Quindi un personaggio veramente che mi ha lasciato così stupito, e questo è, a mio avviso, il mio sliding doors. Cioè, entrare in un locale dove due persone neanche si conoscono, perché io Giuseppe non l'ho mai conosciuto, non sapevo chi fosse, nonostante che vivo nel mondo della musica da tanti anni, ma non conoscevo. E per un caso fortuito ci ritroviamo a parlare di musica, di jazz, di blues, di una persona che veramente scrive brani, cioè è veramente un personaggio molto molto bravo, e parlando ci ritroviamo a conoscere altre persone, quali sono miei amici da 30 anni, forse di più, forse di più, e siamo in comune amicizia con queste persone, fisicamente, non come su Facebook, che può capitare, no? Che sei amico di questo, di quello, ma anche quell'altro amico di quello, ma perché Facebook è un mondo molto ampio. Questa persona arriva dalla Sicilia, qua nella mia zona, nel Varesotto, io arrivo dalla Sardegna, qua nel Varesotto, non ci conosciamo, entro nel suo negozio e boom! La musica fa incontrare musicisti. Mi ha lasciato così molto molto basito questa cosa, e mi è piaciuta molto, e ho voluto raccontarvela qui questa sera al Salottino Blues. Perché no? Questo è proprio un salottino e ci si racconta. È come essere con voi questa sera, tra amici, e ho voluto parlarvi di questa mia meravigliosa avventura. E voi avete avuto il vostro sliding doors? Raccontatemelo nei commenti, perché mi ha lasciato veramente così, come un flash. È stato meraviglioso. Vi ripeto, vi lascio i link di Peppe Sant'Angelo, andatelo a sentire, è veramente un grandissimo sassofonista.
e sicuramente lo porterò qui al salottino, lo intervisteremo, così ve lo farò conoscere anche che personaggio è. Insomma, amici, la musica è fantastica. Lunga vita al blues. Ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata.